Ciao ragazzi, sono Fran50 e oggi siamo in un nuovo video con a casa di mia nonna. Infatti vedete che lo sfondo dietro è diverso. Siamo a casa di mia nonna e stiamo giocando a 60 Second, un gioco che spopola gli youtuber e fa tantissimi cose. E intanto direi di iniziare a... andate a passare un pochino. Iniziamo Apocalypse. Apocalypse e facile. Dato che mi lagga come una madonna a me il computer. Ok, eccoci qua. Avevo fatto una cosetta. Allora, qua c'è il figlio. La madre... vabbè, fa lo stesso. Dobbiamo iniziare tra poco. Ecco, la madre lì. La figlia ciccione trombona non c'è. Quindi iniziamo subito a prendere quello. E la torcia. Vai, figlio. Figlio, prendiamo il figlio. Vai, pronto figlio. Prendiamo quella e la torcia. Vai. Vediamo tutto quello che ci capita a tiro. Tutto quello che ci capita a tiro. Corri, corri, corri. Tutto pieno qua. Tutto pieno. Ok, abbiamo preso quello lì. Ora prendiamo un po' d'acqua. Un po' d'acqua, un po' d'acqua, un po' d'acqua. Guarda la figlia trombona. La figlia trombona che cicciona. Prendila. Ok. Quanto sei stupida. È veramente stupida sta figlia. Merda. Ok, l'abbiamo preso. Qua, qua, qua. In... cazzo fai, deficiente! Prendi la kit della curativa, vaffanculo! Ok, ci serve la madre. La madre ci serve anche del cibo, poi... la prendiamo dopo la madre. Vai, prendiamo tutto, 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 tutto. Vai dentro! Cazzo, butta! Vaffanculo, va. Vaffanculo, non ho preso la madre. Molta, molta meno roba. Però ovviamente adesso che abbiamo, non abbiamo la madre, vabbè, qua non so leggere, ovviamente. Avanti, il primo giorno non diamo niente a nessuno. Ovviamente. Ma proprio ovviamente. Gli ha cresciuto la barba a sto qui. A Ted. Allora, ci sento tutti bene. Ok, non si sente, si sentono tutti da Dio. Ah, voglio mangiare e voglio mandare fuori subito la figlia che mi ha causato un casino di problemi dato che è grassa. Quindi a prenderla mi ha occupato un fottio di posto. Che cazzo? È già tornata. Minghè. Oh, non ho capito niente. No, non la curo perché mi dà fastidio. Ah, ecco perché non usciva. Allora. Vogliono giocare. Loro hanno buona idea. Allora, il mio inglese è da Dio, quindi c'ho 10 infatti. Il tempo è corto. Non lo so. Andiamo avanti. Per salvarli, tipo una cosa così a circa. Serve per salvare qualcuno o qualcosa. Ok. Allora, ragazzi, qua dobbiamo far uscire qualcuno. Facciamo uscire Timmy, il figliolo, dato che lei è ammalata, quindi non può uscire. Adesso moriamo tutti, ci scommettiamo. Quinto giorno, già moriamo tutti. Ti prego, Timmy, devi tornare con del cibo. Non abbiamo più un cazzo. Ted ha sete. Ah, hanno tutti sete. Ah. Vabbè, dai, curiamola. Solo perché è la cicciona. Si deve sentire meglio, almeno. Cioè. Vabbè. Ok, che due palle deve bere. Tend... vabbè, non la facciamo bere comunque. Ti prego, ritorna, figlio. No. Pensavo fosse entrata. Dove è andata? Non dovevo curarla, è stupida lei. Se ne scappa via. È furiosa, lei si è incazzata di brutto. Un pochino ho capito però. Vabbè, facciamo mangiare lui un pochino. Oh madonna, adesso anche quelli lì sono morti. Se non torna il figlio sono morti. Sono morti. Se entro due giorni non torna quello là, sono morti veramente malissimo. Deve entrare subito, deve tornare. È diventato pazzo, lo sapevo che prima o poi diventava pazzo. Sì.
Ted è diventato pazzo ed è thirsty, non lo so, mi sembra annoiato, no. Thirsty, non lo so. Lo sapevo però. Sì, è tornato. Madonna, quanta acqua c'è. Tutto il cibo più la maschera, grande. Sì, c'è un mito. Ma grandissimo. 4 bottiglie e 4 di cibo. È un mito. E più la maschera, madonna. Tanto curiamo subito Timmino. E dato che abbiamo molto cibo, mangia tutto. Tutti possono mangiare finalmente. Facciamo uscire nessuno per adesso. Oh, hanno pure da divertirsi, hanno pure gli scacchini. Mi piace un casino sto gioco, lo dico. Timmy si è curato, però Timmy fissa sempre il vuoto lì. Oh, vabbè. E avanti. Devo preparare qualcuno, non lo so. Aspettiamo ancora. Anche se, beh, per il momento non ci serve tanta roba. Ok, qua che cosa è successo? Niente notizie. Niente. E non abbiamo la radio purtroppo per non farci vedere dalle forze militari. Timmy vorrebbe preferisce un succo di mela, ma noi gli diamo l'acqua comunque, quindi gli diamo un po' da bere a lui. Voilà. Dopo crepa. Facciamo uscire stavolta il padre. Ecco qua, cosa serve? Non capisco un cazzo di queste cose. Perché non esiste in italiano il gioco? Ok, perfetto. Adesso dobbiamo andare fuori qualcuno, mi sembra. Chi facciamo uscire? Ted o il figlio di nuovo? Ted di solito coraggioso, facciamolo uscire. Ah, non muore da solo il figlio. No, non è da solo. Bravo, bravo. Dobbiamo curarlo però, cioè dobbiamo lasciarlo vivere. Non facciamolo morire. Ok, vediamo cosa c'è fuori dalla porta. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Ha trovato la mappa. Cosa ha trovato? Sì, la mappa, madonna. Timmy ha fame, va bene, ti do che vuoi da mangiare. Basta che tu continui così. Madonna, la mappa è utile. Come se all'inizio avremmo trovato tutto praticamente. Mi legava il PC, però vabbè, lo stesso. Ok, ti prego padre, entra, ti prego. Siamo il giorno 20 più o meno. 18, madonna, siamo ancora vivi. Non ce l'avevo mai fatta fin qua. Ve lo giuro. Timmy non ha niente, né fame, né sete, né voglia di bere. Giorno 19, siamo tutti vivi, per favore. Grazie al cielo siamo vivi. Timmy ha bisogno di bere. E ti do pure da mangiare, dato che sei un bravo cinno. Non morire, se muori non te ne darò mai più l'acqua. Ok, giorno 20. Quando torna il padre, che già stanno arrivando i scarafaggi. Ti prego, quando arriva il Ted, deve arrivare. È arrivato qualcuno! Sì! Ci ha portato la radio, il fucile! Madonna! Cosa ci ha portato allora? Grande, ce l'ha fatta! Un cibo, va bene. Una radio, quella lì è la maschera antigas. Madonna, Ted, sei un mito. Stiamo vivendo tutti. Si è ammalato con lì che neanche è uscito. Facciamo mangiare e bere. Bere forse no, perché abbiamo bisogno un po' d'acqua. No. No! Non dietro! Qua cosa c'è scritto? Allora. Ci sono degli amici fuori, penso, ma una cosa simile. Allora, il padre è impazzito intanto, Siamo giorno 22, siamo ancora vivi. Cos'è che è successo? Niente. Perché? Devo ammazzare la famiglia? Beh, tanto non so leggere, vero? Merda, ci hanno rubato tutto. No, la radio! Perché non ho fatto niente con la radio? Sono stupido.
Perché schippo a caso io? Dio santo. Non mandiamo fuori assolutamente nessuno. Bella roba. Allora, io cos'è che dovrei dare? Dovrei dare questo. Quello. Sì, sì, direi bene di darci l'acqua. Sì, sì, sì. La prossima volta che muoio non la prendo, cioè. Ci rinuncio a lei. Questo gioco qua è bello, bello, eh. Molto bello. Ecco. Sono 27, madonna, che giorno epic. Ecco la radio, eccola qua. Vai, mo. Ascolti la radio, fai quello che vuoi. Ted sta bene, perfetto. E Timmy ha fame. Va bene, del cibo ce ne abbiamo abbastanza. Non mandiamo fuori nessuno e restiamo così. Finché si vive, ragazzi, lasciamo tutto così. Ecco, si è ammalato anche Ted. Siamo morti. Apriamo, chiunque sia, apriamo. Sì, non siamo morti. Chi era alla fine? Ecco, eccola lì che si è scassata la roba. L'ho detto io. La radio, guardate. Nessuno ha fame né sete. Perfetto, andiamo avanti. Potevano giocare, però io l'ho venduto per una bottiglia d'acqua. No, ci schiattano ora. Marta. Il mio fucile. Perché? Stanno diventando sempre più pazzi. Non diamo né da mangiare né da bere nessuno. Dio santo, perché? È monotono sto gioco. Ecco, gli è cresciuta la barba. Ha cambiato qualcosa al gioco. Lui sta osservando un palo. Ma non... Basta, mi sono rotto le palle. Mando fuori il figlio. Ted se la può cavare da solo. Se la cava. È bravo, bravo. È un esperto col calzino lui. Eccolo, dove è andato il figlio? È uscito e si è levato di torno. Nessuno mandiamo fuori. È morto. Dove è andato lui? Dove è andato? Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like per il prossimo episodio di 60 Second, se vi è piaciuto, e la prossima volta proveremo a vincerlo, cioè arrivare al vincere. Lasciate un like, un commento e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!